Dopo San Cataldo e Canicattì, anche a Caltanissetta c'è una panchina viola per tenere alta l'attenzione sulla fibromialgia, malattia che provoca forti dolori diffusi in tutto il corpo e che fatica ad essere riconosciuta come malattia cronica e invalidante dal Sistema Sanitario Nazionale. L'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica SF è un'associazione di pazienti e medici esperti, caregivers e volontari, costituita nel 2005 per iniziativa di alcuni malati e di un medico reumatologo. Nel Nisseno ha sede a San Cataldo ed è guidata dalla presidente Irene Buccheri. Presenti all'inaugurazione della panchina, un nutrito gruppo di volontari e l'assessore alla sanità di Caltanissetta, Cettina Andaloro. Io ho conosciuto 3 anni fa appunto questa associazione, ho conosciuto la presidentessa Irene Burcheri, la quale appunto mi ha iniziato a parlare un po' delle varie attività che loro svolgevano per chi è affetto dalla sindrome fibromialgica. Quindi, essendo appunto un'insegnante di yoga, naturalmente questo aspetto rientrava nelle varie attività che volevano appunto sviluppare. L'obiettivo è quello di diciamo, dare benessere al soggetto appunto fibromialgico, in quanto diciamo, avendo una cronicità relativa alla percezione del dolore, quindi in qualsiasi orario del giorno e della notte, ovviamente sia diciamo, l'aspetto fisico che l'aspetto mentale diciamo, subisce un forte stress. Quindi attraverso appunto la disciplina dello yoga ho diciamo, cercato proprio di sviluppare anche una metodica adattandola appunto ai soggetti fibromialgici per poter effettuare degli esercizi di rilassamento e di stretching affinché appunto si potesse attenuare questa percezione del dolore. L'iniziativa di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica si intitola Il nostro dolore merita riposo. La fibromialgia è riconosciuta, c'è l'associazione che li mette a confronto e cerca di trovare la soluzione migliore per queste persone. Ricordo che la fibromialgia non colpisce solo le donne, colpisce anche gli uomini. Forse in maggior numero le donne, ma anche gli uomini sono colpiti da fibromialgia. È una sindrome, è tutta ancora da studiare. Ci sono tanti sintomi che ancora non vengono neanche riconosciuti. Mi auguro che a Caltanissetta, mediante questa associazione, e il ricordo visivo di questa panchina, che per me è importante, ho fortemente voluta, la gente capisca e si renda conto che a Caltanissetta c'è un'associazione che si occupa di questa malattia che esiste.